Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Ciò che più colpisce, se guardiamo retrospettivamente ai tetragoni regimi che hanno popolato il Novecento, è il fatto che essi siano stati possibili anche grazie all'agire quotidiano di uomini che si prestavano a compiere quelle atrocità. Uomini che erano padri di famiglia e che magari prima di recarsi al campo di concentramento a suppliziare le vittime suonavano una sinfonia di Beethoven o magari amorevolmente accarezzavano la testa dei propri figli. Il regime genera una sorta di distanziamento completo, di indifferenza, che porta l'individuo a essere indifferente o addirittura anche magari a godere delle atrocità che commette ai danni di chi non può difendersi, di chi è vittima inerme dinanzi alla violenza. È una costante, dicevo, dei regimi novecenteschi ed è purtroppo una caratteristica che sembra accompagnarsi anche al nuovo regime terapeutico che stiamo ormai da più di un anno vivendo. Il regime, cioè, che chiamo protettivo, quello che per proteggerci la vita, la mera vita, dal contagio ci limita le libertà, ci sopprime i diritti e ci costringe a vivere compressi nel nostro corpo biologico, sacrificando ogni altra istanza. In sostanza, quello che stiamo vivendo è un distanziamento sociale che si spinge al di là della semplice norma del metro di distanza che bisogna tenere dall'altro per evitare il contagio. È un distanziamento che riguarda gli affetti, i sentimenti, quasi come se l'altro ormai fosse percepito e vissuto sempre solo come un untore, come un appestato, come un virus rispetto al quale occorre immunizzarsi. Homo homini virus è la nuova formula che caratterizza il capitalismo terapeutico, come abbiamo provato a tratteggiarlo variando la più nota espressione di Thomas Hobbes. L'altro non è più un compagno, ma un virus, non è più un socio, ma un appestato. E dunque occorre immunizzarsi rispetto all'altro, che viene puntualmente vissuto come un nemico. La religione del capitalismo terapeutico, infatti, ci chiede di amare il prossimo estromettendolo dalla nostra vita, di essergli vicini distanziandolo, di amarlo appunto escludendolo dalla nostra vita. Si crea così una mole immane di indifferenza, di adiaforia, direbbero i filosofi stoici. Ed è solo in questa chiave che si può leggere quanto è accaduto a Porto Recanati, nelle Marche, secondo quanto riportato dalla Stampa di Torino 30 gennaio 2021, secondo un titolo che ora leggo. Covid beve caffè in un locale, multato disabile di 58 anni in carrozzina. È avvenuto a Porto Recanati, l'uomo: avevo freddo, volevo riscaldarmi. Sarebbe davvero curioso guardare in faccia coloro i quali hanno multato un disabile di 58 anni in carrozzina, reo di aver preso un caffè in un locale per evitare il freddo. Siamo davvero di fronte a una spietatezza che non coincide semplicemente con l'indifferenza, ma che racchiude al proprio interno qualcosa di ben più pericoloso, qualcosa che forse sfocia talvolta nella volontà di nuocere al prossimo secondo una simmetria di potere che è ormai sotto gli occhi di tutti. Il principio della nuda e cadaverica adesione alla legge, costi quel che costi, tende a produrre una montagna crescente di ingiustizie e di soprusi. Del resto era noto già a Sant'Ambrogio che la legge, se al servizio dell'ingiustizia, diventa semplicemente la leva della massima ingiustizia a norma di legge. Del resto la storia del Novecento ce l'ha insegnato. Le leggi ingiuste, se vengono rispettate, generano ingiustizia, non certo giustizia. Sotto questo riguardo vi sarebbe davvero da aprire una riflessione seria, non soltanto giuridica, ma anche filosofico-politica. Sono davvero degne di essere rispettate le norme che da ormai un anno caratterizzano la vita, se ancora vita può essere definita, entro i confini blindati del nuovo Leviatano terapeutico? Radioattività con Diego Fusaro.